La ricostruzione di un villaggio ebraico di 2000 anni fa, lo stesso che ha fatto da cornice alla nascita di Gesù, è stato questo il piatto forte della rappresentazione promossa dalla comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo di Ragusa, che ieri sera ha fatto registrare la presenza di centinaia e centinaia di visitatori. Oltre ogni più rosea previsione, infatti, il flusso di persone che ha ammirato la processione dei figuranti e a seguire anche i vari ambienti della rappresentazione vivente creata nel cortile parrocchiale per allestire, il quale il lavoro di molti sapienti artigiani è servito a dare vita a un'ambientazione di sicuro impatto. Il presepe vivente della parrocchia San Paolo, retta dal sacerdote Nicosia, ha saputo insomma colpire nel cuore di ciascuno dei presenti per il messaggio di speranza che ha inteso trasmettere. Oltre all'ingresso libero, l'allestimento senza barriere architettoniche lo ha reso fruibile da tutti indistintamente. Le prossime rappresentazioni saranno in programma il 1, il 6 e il 7 gennaio, con orari di apertura dalle 18:30 alle 21:30. Riteniamo, sottolineano gli organizzatori, che anche un momento di visita al presepe vivente, trattandosi di una rappresentazione sacra, possa lanciare un messaggio specifico che chi crede non può non tenere in considerazione nella maniera più adeguata. Carissimi, anche quest'anno la nostra comunità parrocchiale di San Paolo ha voluto realizzare il presepe vivente, l'ha voluto fortemente perché è bello poter donare questo messaggio di pace, questo messaggio forte della presenza di Cristo che viene ad abitare in mezzo a noi. La comunità, ecco, si è impegnata per circa 2 mesi per la realizzazione, ecco, di questa location, che è stato veramente motivo anche di aggregazione e di unità, anche creando proprio il vero senso della comunità, dello stare insieme, quel clima di famiglia. Il messaggio di Betlemme, perché come potete vedere anche visitandolo, assume proprio quello stile, ecco, di Betlemme, ecco, ai tempi di Gesù, quel senso anche di sobrietà, di umiltà e di povertà. Quella povertà che deve essere presente anche nelle nostre scelte, ecco, di attenzione anche verso gli altri, verso gli ultimi, verso coloro che sono meno fortunati di noi. Quindi grazie a coloro che hanno detto di sì al poter realizzare proprio questo momento molto bello, che ha il suo fascino e che lascia anche quello stupore dentro il cuore.